Ciao ragazzi, buongiorno. Cioè, al momento sono da solo, però visto che resterà salvata questa live, vi saluto già. Oggi abbiamo ospite, speriamo, Kevin, che è un insegnante di inglese madrelingua americano, che però parla molto bene anche l'italiano. E ciao Federica, ben arrivata, sei la prima. E niente, possiamo fargli un sacco di domande sull'apprendimento dell'inglese, su insomma com'è. Quali sono le differenze tra queste due lingue, che lui conosce ovviamente entrambe molto bene. Insomma, sarà una super chiacchierata. In Ciao realtà se non Paola, la so, ben ho qualche arrivata. domanda da fare. Ciao Ale. Sì, ho visto, ci hanno chiesto le difficoltà che ha avuto a imparare l'italiano. Ciao Kevin Lamarca! What's up? Il nostro ospite è arrivato. So, penso che ci chiederà lui. No, facciamo noi. Kevin, Non è bellissimo. un room? Aspetta un attimo. Penso sia questo, va. I Andiamo. don't know. Registriamo la diretta. Sì, Maria, lo lasciamo salvata, Ah, tranquilla. speriamo che non ci bugga Instagram più che Eh altro. sì, l'altra volta purtroppo non ha funzionato il salvataggio di Instagram, a volte capita. Ciao Tony, ciao Lelle. Allora, mo li scrivo. Go live in a room. This person live Vabbè, videos se will no be poi able c'è to watch YouTube. this live video too. Ma sì, è perché lo vedono i nostri follower e i suoi followers. Will be able to watch this live video too. Sì, deve avere tipo un upgrade, però, vedi, infatti non lo fa Ok. funzionare, quindi So, deve provare Kevin, lui a if you are watching chiedere. us, maybe you can ask request to join the live. Oh, that's Ah, it. perfetto. That's it. I found you. Let me ask you in. I can't. I don't know why. It's the same. Go live in a room. So you should have like a request to join, I believe, somewhere. Because I see a button that is invite to join, but it doesn't work. It says that you need an upgrade of the app to join. But probably if you do ask, I think it's gonna work. Ragazzi, un po' di pazienza. Stiamo cercando di far entrare Kevin, che questo cazzo di Instagram. No, bravo, io sì, eccolo qua. No. No, Maria Luisa Stabile. Chiediamo. Maria Luisa ci ha chiesto di fare la live insieme, ma la vorremmo fare con Kevin oggi. Kevin, do you copy? If you are listening, you should request to join the live, because I can't invite you. Notare l'uso di can't. I can't invite you. I don't know why. 18 persone, dai, abbiate pazienza ragazzi, un minuto che facciamo entrare Kevin, ce la faremo, ce la faremo. Comunque Instagram fa veramente cagare. No, Instagram è Dai. straordinario, veramente, altro che YouTube. YouTube 100 volte meglio. Da un po', E mi richiederà non un po', forse devo chiedere di aggiornare l'app. può. Let's try. Allora, intanto che Kevin aggiorna l'app, intanto, se avete delle domande potete iniziare a scriverle. Vi racconto un po' la sua storia. Praticamente questo ragazzo è un ragazzo newyorkese. Che però studia italiano e lo conosce molto bene, ha un livello C1, ma parla italiano proprio bene, co estremamente comprensibile. E, allo stesso tempo ha appena finito di fare. Ciao Maria Luisa, figurati. Ciao Simo, Cappanelli, ben arrivato. Sta approdando, sta Sta approdando. facendo l'upgrade dell'app così poi può collegarsi. E dicevo, ha appena finito di fare il corso per la certificazione CELTA, quindi quella per l'insegnamento dell'inglese come seconda lingua. E, cioè dell'insegnamento dell'inglese alle persone straniere. E quindi ha appena finito di farla questo mese super intensivo di corso, ha preso la certificazione, quindi è super competente sia nell'insegnamento dell'inglese sia nell'italiano. Beh, questo noi l'italiano lo sappiamo abbastanza bene, però è molto bello. Quando ci siamo sentiti al telefono abbiamo avuto una conversazione molto figa su le differenze tra le due lingue e quanto è importante conoscere certe differenze per facilitare l'apprendimento dell'inglese. Quindi è proprio questo il cuore della diretta di oggi. Vorrei parlare con lui di quelle che sono secondo lui delle differenze su come funziona l'italiano e come lo ha dovuto studiare rispetto a come funziona l'inglese, come ha dovuto studiare quello, cioè come dovremmo noi studiare l'inglese, perché in definitiva il problema. Ciao Priscilla, ben arrivata. Il problema è proprio che molte volte l'errore che facciamo noi a livello strategico è proiettare
le nostre idee di come si dovrebbe studiare una lingua prendendole dall'italiano, cioè prendendo spunto dall'italiano, quando in realtà se studi un'altra lingua dovresti basarti su come funziona quella lingua e non su come funziona l'italiano. Questo secondo me è uno dei motivi per cui ad esempio viene molto privilegiato, soprattutto in Italia, lo studio della grammatica e delle regole grammaticali, quando in realtà in inglese non è che non siano importanti, ma sono importanti tanto quanto altre cose molto più rilevanti. Ecco qua, Kevin, go live! Ah, e sarà in inglese questa live, così fate pratica. Resteremo da soli, solo io e Kevin. What hey, up? Ciao! Hey, how you doing? Good, and you? Finally, good, I can see you. Yeah, I apologize for the technical difficulties. Fortunately, no worries. It's not your fault. We missed our appointment last time as well. Yeah, but, that's... I'm here now, so that's the important that's part. That's fine. It's good to see you. How are you doing? Did you make it after the hell week for the certification? I did, yes, I did. Thank God to Red Bull and Nicotine. Please sponsor me. I'm going to have my two sponsors. Thank you. Thank you, Red Bull, exactly. And thank you, Nicotine. Absolutely one of the hardest things I've done academically. But I made it through, and I'm very glad to have done so because I learned a lot. So congrats. Thank congrats, you. Good Thank for you. So now I took a couple minutes to present you while we were waiting for you since you were upgrading the app. And I was just explaining to people, you know, your language skills as far as, ciao Sacco Simone, as far as English and Italian. I told them that you speak Italian very well, but we will be speaking English so that they can practice and fuck it. they have to learn. And I received a few questions about, you know, about you and things that I could ask you during the live. So, I mean, the main question was about the differences between Italian and English. What were the difficulties that you had while studying Italian? And I believe that the main topic, I think it should be the differences between these two languages and what would be helpful for people to know, since they are here to study English, things that are helpful for them to know that will make their life easier. I don't know. What do you say? Yeah, a couple tips and tricks. So would you prefer that I start in Italian or English? Whatever. Let's speak English. That's it. Okay. So the most important thing I want to highlight between Italian and English is that Italian is a very phonetic language. And that's something I really love Italian for. I think it's a brilliant language in that there is a high correspondence between how one writes and how one reads and pronounces something. Right. Whereas English, on the other hand, is, as we all know very well at this point, I imagine, not a phonetic language in the slightest, right? Not at all. So that's a very, very big difference. And I think that's probably where Italians struggle the most, because their native tongue is so phonetic. And then you come to a language like English, where nothing makes sense, you know? I mean, something sounds completely different from how you write it. And the second thing I wanted to say is that English typically is a more concise language. Now, broad strokes, I'm making generalizations here, but generally I've noticed when I do say something in English, it's much more concise than when I would say that in Italian, right? So if I were to say, for example, they have much more than they need. Hanno molto di più di ciò di cui hanno bisogno. So, I mean, you know, it's like, it's much, much longer. But yeah, this was something that was something that people would tell to me all the time, would tell me all the time when I was, you know, at the beginning of my American journey. So I would send emails with very complicated, you know, sentences and, you know, like in Italian, with a lot of connections between sentences and, you know, very complicated. And people would ask me, are you from Europe? And yes, why? Yeah, because we don't speak that complicated. We just say easy sentences, short sentences, very concise, very, you know, very direct. Exactly. Something also just very basic is that in English, the adjective will always come before the noun, which it describes. In Italian, this depends, obviously, depending on the adjective. But in English, that's just a rule that never changes.
Yes. Have you ever seen the movie? It's like a movie with Nicolas Cage, like the Lord of War. Have you seen it? Yeah. So I don't know if you remember it. There are many scenes. So since he's having conversations with this guy, I think from, I believe, Nigeria or whatever, and he would always correct him because he would put the adjective after the noun. While in English is the opposite. It's not exactly. Lord of War, but it's Warlord. That's a very common mistake. Yes, exactly. So I would like to, you know, to point out what you said before about the difference between Italian and English as far as phonetics, because, you know, people in Italy, when they study English, they are completely not aware of the importance that it has to study pronunciation in English. We are very focused on studying grammar and rules and, you know, verb conjugations and stuff like that, but we don't study pronunciation at all. And I think it's very different. So when you study Italian, so let's do this part in Italian. So parliamo italiano per quando hai studiato italiano? Quali sono state le difficoltà più grandi invece che hai incontrato? Allora, soprattutto la grammatica. Penso che sia molto più difficile per guardare l'inglese. Soprattutto il congiuntivo, che non ha ancora senso a me, però... però va bene. Sì, perché una cosa per cui penso che l'italiano sia una lingua brillante è il sistema fonetico. Comunque vedi che mi hai detto il congiuntivo giusto adesso, eh? Penso che sia, è corretto. Sì, sì, grande. Perché non dovevo imparare molto del sistema fonetico, perché è abbastanza facile da capire, dato l'alta corrispondenza, sì? Per quello in inglese. Yes. Invece la cosa più difficile per me è stata la grammatica. Certo. E poi tutti i tempi verbali, e poi come i verbi cambiano, per esempio, molto meno in inglese, per esempio, sì? Yes. Yeah, something that I think people should understand is that, you know, the same difficulties that we have in Italian as far as grammar, so that sometimes it doesn't make sense because you have more exceptions than rules. Mm. So the same happens in English, but with phonetics, so with the pronunciation. So you read a word, but you can't know how to pronounce it in a correct way. So it's just, that's something you have to understand, because usually what people do is that they how do you say, project the difficulties of their language when they're studying a foreign language, when the smartest and the more strategic idea would be to understand how the language works. So if you study Italian, you have to focus on grammar, because that's the real difficulty. While when you study English, you have to focus, in my opinion, on pronunciation, because that's what's hard in this language. Yeah, absolutely. I agree 100%. And a big part of that, I want to say, is that the best thing that one can do, obviously, when you come across a new word, is to listen to a native speaker speak that word, because that's really the only way you can know it in a language like English, because for every rule, for every tendency, there's going to be an exception. Of course. And there's going to be 10 exceptions at that point. Yes. And I would recommend to you guys a site called Forvo, yes, which has every word you can think of in English recorded with a native speaker that recorded how a native speaker would say that word. So it's a fantastic resource. And this yes. is very important for also avoiding the creation of bad habits. So let's say you learn a word incorrectly and you constantly say it in this, you know, you constantly mispronounce it. Now it's going to be much harder for you to unlearn that habit and relearn it correctly. Okay. Now let's switch back to Italian. So if you sì, sorry, scusa. So se tu dovessi dare, quindi, che ne so, due o tre consigli a un italiano mm-hmm. che deve studiare l'inglese, che certo, cosa certo. gli diresti? Cosa gli diresti? Soprattutto penso davvero che siamo prodotti delle nostre abitudini, perciò dico che la cosa più importante sarebbe creare e mantenere abitudini
abitudini quotidiane con cui si usa e si interagisce con la lingua affinché diventi una cosa della quotidianità. Okay? Comunque, oh, ci sono alcuni italiani che interagisce e non sanno cosa vuol dire. Ah, sì. No, perché vuol dire che lo sai molto bene, vuol dire che lo sai molto meglio di alcuni italiani, bravo. No, sì, penso che, allora, la cosa più importante sia l'uso costante della lingua. Questa è la cosa più importante. E poi la seconda è una cosa che ci hanno insegnato nel mio programma per l'insegnamento inglese, esatto, certificazione, sarebbe imparare sempre col contesto, perché questo fa due cose. Allora, soprattutto rende il significato più facile da capire, perché non si deve conoscere ogni parola, ok? Allora non si deve, men che meno, sapere esattamente la definizione di una parola, per esempio, per intuire il significato. E certo, poi questo mi porta alla seconda, al secondo punto, che sarebbe il contesto è molto utile per sviluppare l'intuito linguistico, perciò si può, vedendo come un parlante nativo direbbe qualcosa, userebbe una struttura della grammatica, per esempio, si può notare le tendenze prevalenti nella lingua. Yes. E senza yes. sapere le regole, si può usare correttamente questi strutture. Sì? Yes. Guarda, lo dico in italiano così, perché questo è importante, almeno lo capiscono tutti. Non so se conosci Timothy Ferris, he's from upstate New York. He's the author of The 4-Hour Work Week and The 4-Hour For Your Body. Okay. Yeah. That guy, Tim Ferris, yes. He's a very famous, he's a big podcast guy and wrote many books. And so, mm-hmm. sul suo blog ho letto un'intervista fatta a un tizio che si chiama Benny Pridmore, che è un poliglotta, che parla tipo 7 lingue, 8 lingue. He's famous with the name the Irish polyglot. I don't know if you ever heard of him. No, I don't think so. He's a polyglot, so he speaks many languages. And he wrote this article together with Tim Ferriss. And he was talking about the same thing that you just explained. So about studying in a context so that you could even select a series of sentences, like it would say in the article, like 12 sentences. And from the structure of those sentences, you could understand how to structure every single sentence in the English language. Like you would put a question, a sentence with an affirmation, or I don't remember it very well, but it's something that you similar of what you said. So it's like, if you understand how a native would create the structure of something in a context, then your mind is able to transfer their structure and their understanding in other contexts, right? Absolutely. Contexts. Absolutely. You can begin to, that's difficult, yeah. You can begin to extrapolate, you can begin to move that understanding to different facets of that language. And I think that's one of the most powerful things about learning through what we call comprehensible input. That is, reading and consuming as much of the language that we can possibly, which we can also understand. Right. So reading things we can understand and listening to things we can understand, watching things we can understand are very, very important in my opinion. E come fai tu con... ma tu hai anche degli studenti, delle persone che stanno studiando inglese, che segui? Sì, certo. Ok, ecco, come fai tu con loro? Cioè, cosa gli consigli di fare per questo studio della lingua nel contesto? Perché io consiglio spesso, ad esempio, di usare i film o i video, le serie, TV, anche se a volte... Cioè, io li consiglio in inglese con i sottotitoli in inglese,
perché almeno associano la scrittura al suono, però a volte mi dicono che usare i film o le serie è un po' difficile, soprattutto agli inizi. Quindi tu che cosa fai fare? Usi la lettura, usi film, che cosa, la conversazione, cosa preferisci? Soprattutto, allora, per un principiante, soprattutto la conversazione, perché si può vedere come si, si direbbe qualcosa abbastanza banale, sì. E poi si può vedere tutto, tutto il vocabolario più comune nella lingua e le strutture più comuni nella lingua. E questo è molto importante per sviluppare una capacità di parlare la lingua in un modo naturale e scorrevole. E poi dico che, allora, cosa vuol dire imparare col contesto? Questo vuol dire imparare qualcosa, ok, per esempio, faccio un esempio, imparare una struttura della grammatica e vedendo come si usa nelle conversazioni, per esempio. Oppure imparare qualcosa nello stesso contesto in cui si può intuire il significato di qualcosa che non è molto chiaro. Non è molto chiaro. Certo. E perciò dico che è sempre più facile imparare col contesto. Certo, ma tu consigli di fare conversazione anche a chi è proprio un principiante? Cioè, che ne so, ho appena iniziato, conosco poche centinaia di vocaboli. Come posso fare? Allora, a quel punto no. Direi che la cosa più importante sarebbe creare una base grammaticale, soprattutto per sviluppare una conoscenza della lingua, e poi con questa consapevolezza si può creare, si può migliorare la capacità dell'ascolto. E questa è la cosa più importante secondo me. Perché si può migliorare molto velocemente con le capacità, la capacità passive, cioè nell'apprendimento linguistico ci sono quelle capacità passive e poi attive, sì? Ovviamente le attive sono più difficili, però usando le passive si può migliorare molto velocemente, perché non si deve capire tutto. E perciò si può mimare senza sapere al 100% le regole, eccetera. Of course. That's very interesting, because a while ago, I don't know if I already told you when we spoke on the Zoom call, but a while ago I was reading this study on PubMed about language learning, I mean, learning your second language. And so they were explaining about, you know, the study was based on neuroscience. So the observations were made on a few signals that our brain gives you when you are learning a language and when there are words or grammar structures that you don't know. So it was very interesting because they could recognize, based on the pattern of signals that your brain would give you, your proficiency level in a language. So the more the signal pattern was close to a native speaker, the more you were proficient, of course. So in this process, they explain how one of the best ways for our brain to learn a language is just, you know, using the language, do practice in a context with conversation, with listening, with you know, whatever movies or videos or podcasts, whatever you want, but use the language is still the best way to give your brain opportunities to learn. But at the same time, they were saying that the level of practice should be adequate. That's how you say it? I'm not sure. Adjusted. Adjusted, right. So it should be adjusted on your level. So it doesn't have to be too hard. It doesn't have to be too easy. You know, there's a sweet spot where you learn. Absolutely, yes, perfect, yeah. There's a sweet spot. We love that word, American. So there's a sweet spot, exactly, where the material can't be too hard, but it can't be too easy. Right. And you have to have a perfect amount of resistance in order to
illicit growth. And I make the comparison to like going to the gym, for example, doing weight training, right? Right. If you do the same exercise every time, you're eventually going to reach a plateau, a threshold where you can't elicit any more growth because your body has adapted to that. And now you have to increase the weight or change it up so that you can begin to keep pushing that. And I also make the comparison to the gym as well, because you can know a lot about working out, right? You can know all the best exercises and know the techniques, but if you don't go to the gym at the end of the day, it's not gonna help. Nothing's gonna happen. Yeah, exactly. So I make that comparison in that you can know a lot of the grammar, you can know a lot of vocabulary, but if you don't use them, you're never going to be good at using them, because that is a skill set in itself. Yes. Sì, penso, I'm going to say this in Italian so that people can understand it better, for sure. So, penso che una distinzione importante che le persone devono fare è distinguere tra strumenti, strategie e pratica. Cioè la lingua la impari durante la pratica, quando usi la lingua, quando l'ascolti, quando la senti, quando la leggi, quando parli. Ovvio che poi è così come uno sport, no? Cioè tu quando è che impari a giocare a calcio? Quando è che impari a fare a botte? Quando è che impari a giocare a football? Impari giocando durante una partita. Poi ovvio che la preparazione con gli strumenti giusti, l'allenatore giusto, la palestra più figa, gli strumenti più moderni, ovvio che ti aiutano. Uguale con la lingua, no? È ovvio che avere materiali di studio di qualità, un insegnante di qualità, strategie vincenti, aiuta. Però alla fine la lingua la impari usandola. E le persone molto spesso scappano dalla pratica perché hanno paura di mettersi in gioco, hanno paura di essere giudicati, di fare le figuracce, quando in realtà è proprio quello il prezzo da pagare più importante se vuoi imparare, metterti a fare pratica. Soprattutto, sì, ho notato questo con i miei studenti inglesi, per esempio, che quelli che non avevano paura di sbagliare miglioravano il più velocemente. E perciò, perché ogni momento, ogni fallimento, se vogliamo, è un'opportunità di imparare. E quella è la cosa più importante. Yes, yes. E quando tu hai studiato italiano, come è stato per te? Cioè, come l'hai vissuto? È stato difficile all'inizio? Avevi paura di sbagliare, molto, di fare le figuracce? Molto, molto, sì. Ho fatto tante, tante figure di... brutte figure. Quando... merda si può dire, nella mia pagina si può dire tutto. Sì, quando ho vissuto in Italia, sì, certo. All'inizio, tanto. Però sì, è stata una parte del percorso. Perciò è stato il migliore insegnante, perché non si può dimenticare dopo qualcosa, dopo aver fatto le figure di merda, sì. Però that's really why I think that if you really want to learn a language well, your level of commitment is reflected by your willingness to fail. Definitely. Yeah. I completely agree. I completely agree. That's why I always say that the first step when you are about to start learning a language is not something strategic. It's not something about grammar or vocabulary. The very first step, in my opinion, is you have to clear yourself, have clear in your mind what your motivations are, because those are going to be the fuel to pay those prices. You know, to overcome fear, to overcome the fear of judgment, the fear of failure. You need to do it and to be committed. If you're not committed, if you just do it because, oh yeah, it would be nice, must be nice to know a more language. No, that's not going to work. Because it doesn't matter how good you are in studying, how good your strategies are, there are always going to be moments where you are, I don't know, you have resistance when you don't want to do it. So it's super, super important. I completely agree. And I wanted to ask you something else. I don't remember it now. What was it? I don't remember. Fuck it. Fuck it. I really want to highlight that above all. La cosa più importante è non avere paura di sbagliare, perché ogni momento, ogni fallimento è un'opportunità di imparare. Poi
avere un obiettivo molto chiaro e avere la volontà di fallire. Yes, yes. Now I remember what I was saying. So I agree when you say that every, let's say, failure or moment where you make mistakes is a big opportunity to learn. Because, you know, I've been teaching learning strategies for almost 10 years now. So I'm very expert as far as learning and memory. And one of the main characteristics of our memory is that our memory is emotional, meaning that when you feel an emotion, you will remember that moment much longer than any other thing. So that's why, for example, making a mistake when you're by yourself or, you know, when you're doing a written exercise by yourself, it's not gonna give you many emotions. You're not gonna remember that thing as much as if you were in a conversation. Because when you make mistakes in a live conversation or when you are, you know, when you are more engaged emotionally, that experience, as far as learning, is way stronger. It's a stronger learning experience. Absolutely. So, for example, when I started holding the course in the United States, when I was teaching at the beginning, my very first course, I got into the room. It was like a little course. It were like 15 people, but I was very, you know, very scared because it was my first course and I didn't know the language very well. So I wanted to say that I wanted to explain a very important concept. So I got there and I said, listen, guys, now this is very important. Now, I wanted to say you have to focus. But instead of saying that, I said, now, guys, this is very important. You have to focus right now. So since that moment, I will never forget the correct pronunciation of focus. Exactly, exactly. And that's... what's one of the most important things, I think, is that to you know, really remember things, you have to create as many connections as possible. Whether that, you know, so I say, you know, when you try to learn a word or maybe even a grammar structure, attach a story to it, attach a mental picture to it, attach any kind of emotion you can, because the more senses and emotions and memories you can put into this word, the more likely you are to remember it. Certo. Eh sì, questo è importantissimo. Di sicuro, quello che non funziona bene per memorizzare è ripetere in modo passivo o riscrivere o rileggere. Cioè, quello che serve alla nostra memoria sono immagini, associazioni, emozioni. Cioè, questo è fondamentale. Proprio sì. Molto importante. Va bene, oh, siamo alle 4:30, direi che andiamo verso la chiusura. Di solito le live le faccio di mezz'ora. Grazie mille. Va bene, grazie per avermi, grazie per aver guardato tutto, tutti. E, sì, thank you guys, it was a pleasure. Grazie, grazie mille, oh, è stato bellissimo averti come ospite, penso che sia stato anche molto utile di sicuro. Grazie, magari ne faremo un'altra insieme o faremo, che ne so, un podcast insieme, non lo so, ci terremo in contatto. Certo, certo. Thank you very much. Okay, thank you buddy. Good luck. Have a good one. Bye Kevin, bye. See you buddy. See you. I wait. Ok, sei andato proprio. Benissimo, allora ragazzi, che figata, sono molto contento di farvi conoscere questo tipo di persone perché... Allora, non so se ve ne rendete conto, ma dal mio punto di vista è figo studiare e imparare l'inglese, ma per un americano studiare e imparare l'italiano, secondo me, è una cosa molto più impegnativa, estremamente più impegnativa, per tantissime ragioni. E lui è bravissimo, quindi... Ecco, questo per me vuol dire che ha fatto davvero delle esperienze, ha pagato dei prezzi, e questo suo atteggiamento di impegno nell'imparare una lingua per lui così difficile per me è proprio da prendere come esempio, perché come diceva lui non è solo una questione tecnica di strategia, certo, ovviamente anche, però fa tanto una differenza davvero anche il tuo modo di fare le cose, quanto sei committed, come si dice in inglese, quanto sei disposto a metterti in gioco, mettiamola così. Cioè, se volete veramente imparare l'inglese, non c'è niente da fare. Dovete avere le strategie, il metodo, ma dovete anche essere disposti.
disposti a mettervi in gioco, disposti a superare le difficoltà, disposti a superare le resistenze. Questi ingredienti ne parlo meno ultimamente, ma dal mio punto di vista sono importantissimi, tanto quanto tutto quello di cui parliamo sempre sulla pronuncia e quant'altro. Quindi niente ragazzi, spero che vi sia piaciuta la sua live. I consigli più importanti secondo me sono stati quelli di rendere l'apprendimento un'abitudine e quindi avere l'inglese presente tutti i giorni della tua vita. Sicuramente il fatto di fare conversazione e studiare in un contesto, quindi sia i vocaboli sia la grammatica si imparano meglio se oltre a uno studio teorico c'è affiancato uno studio nel contesto, quindi una qualche forma di pratica. Idealmente la conversazione o qualsiasi cosa possiate fare, basta che sia qualcosa, ecco. E poi in definitiva lo spunto all'inizio secondo me è stato importantissimo, cioè la differenza tra italiano e inglese, dove l'italiano è una lingua fonetica e quindi la difficoltà più grande è magari lo studio della grammatica, ma questo non va proiettato all'inglese, perché lì la difficoltà più grande è proprio legata allo studio della fonetica e quindi dei suoni, perché non ci sono regole per capire come si pronunciano i termini. E per questo vi consiglio Vicky English, che è uno bravo. Comunque questa live, eh? Da rivedere assolutamente. Da rivedere. La salverò, la metteremo su YouTube, anche sul nostro canale, sperando che vada tutto bene con il salvataggio di Instagram, se no vado a picchiare, come si chiama, Zuckerberg. Le ho due gomitate in faccia e gli passa la voglia. Va bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo sabato alla diretta delle 3 se ci siete, in cui parleremo di shadowing e di una serie di vantaggi che può dare questo esercizio, come farlo, bla bla bla. Poi ci vediamo settimana prossima con le altre dirette di cui non ho più. Ah, iniziano le dirette sul metodo di studio. Madonna, una serie di dirette fighissima su come studiare l'inglese dal punto di vista dell'apprendimento, tanta tanta roba. E niente, ci vediamo in aula studio se qualcuno di voi ancora non ci è venuto. Ciao, bau, miau. Fai tu la chiusura così non mi prendo responsabilità. Ecco qua, e se non si salva è colpa tua. Tanto sei, guarda, così straordinario, non puoi dire anche cazzate. Comunque vorrei far vedere Serena con il suo zainetto dell'acqua, eh? Così non è mai disidratata. Va bene. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!